Buona la prima per lo Sporting Pontecagnano che nella prima partita ufficiale della stagione, valevole per la Coppa Italia, ha battuto per 2-1 l'Angri. Una partita a due facce che ha visto i ragazzi di Mister Parisi passare in svantaggio grazie al bellissimo gol di Manco, che con un tiro a giro di destro ha insaccato alle spalle di Mazza. La rete degli ospiti ha motivato i padroni di casa che nella ripresa hanno attaccato con maggiore vigore, riuscendo prima a raggiungere gli avversari con il gol di Genovese su rigore e poi a passare in vantaggio con il classe 97 Picaro. Un successo importante per i picentini in vista dell'esordio in campionato del prossimo 16 settembre contro il Giffoni Sei Casali. Ma buona la prima, diciamo. Abbiamo sofferto perché comunque l'Angri è una buona squadra. Ci siamo difesi, devo dire la verità, una buona parte, anche perché comunque non riuscivamo a livello fisico ad andarli a prendere alti. Siamo stati lì per poi ripartire velocemente. Per quanto riguarda la partita in generale, penso che comunque sì, siamo andati in svantaggio, però abbiamo avuto una buona reazione e infatti poi ci sono stati due gol di rimonta perché è successa la vittoria. Per i ragazzi è stato un buon esordio, ho visto i ragazzi, gli under, con buona personalità. Anche chi è entrato è subentrato bene, ha dato una grossa mano e quindi questo è lo spirito giusto, questo è lo spirito dello Sporting. Dal punto di vista fisico, com'è la situazione in vista del campionato? Sì, diciamo che per fortuna che la prima non giochiamo, anche perché noi siamo partiti un po' in ritardo, una preparazione un po' lunga dal nostro punto di vista, che quindi ci poteva un po' far stare sulle gambe la prima di campionato. Questa settimana in più ci permetterà di lavorare più tranquilli e quindi di riuscire ad arrivare alla, diciamo, seconda di campionato più pronti.